Tutti e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi è venerdì, un altro menù specialmente per me che faccio la dieta. Allora, oggi a mezzogiorno mi vado a cucinare il ragù, ma un ragù speciale, un ragù con il seitan, che è questo qui. Io ce l'ho dall'altro giorno, è avanzato quello e lo devo consumare. Allora, nel ragù che ci vado a mettere? Adesso vi abbasso e vi faccio vedere. Allora, come potete vedere, qui c'è sedano, carota e cipolla. Qui ho i pomodori a pezzi che ho fatto io, li andrò a frullare. Il seitan e ci metterò insieme qui dopo, vi farò vedere l'alloro. E adesso li vado a ridurre in pezzettini piccolini. Ecco qui ridotto in piccoli pezzi. Lo vado a mettere direttamente qui dentro perché lo dobbiamo fare, diciamo, light. C'è il gatto che sta giocando, ma è venuto a giocare vicino ai miei piedi e me li ha bucati. Lo vedete? Sta giocando. Allora, questo senza lavarlo ci andrò a macinare sia il pomodoro, i pezzi di pomodoro e sia il seitan. Per il momento lasciamo qui. Allora, qui dentro io ci devo aggiungere un po' di acqua. Allora, guardate, ho messo l'acqua perché devono cucinare con l'acqua, altrimenti non è dietetico. Alla fine ci aggiungeremo tutto l'olio che vogliamo. E li faccio cucinare fino a che l'acqua non si assorbe. Abbastanza. Allora, io ho già aggiunto una foglia di alloro e dopo la toglierò. Sta a bollire, faccio stare altri 5 minuti, poi vado a mettere la salsa. Si vede la foglia di alloro? Sì, si vede. Allora, a questo punto ci vado ad aggiungere la salsa con i pomodori che ho frullato. E faccio cucinare. Adesso dentro invece andrò a macinare il seitan che sembrerà come carne macinata. Una volta che esce a bollore ci abbasso la fiamma. Allora, il mio ragù sta cucinando. Il sale lo metterò dopo insieme al un po' prima dell'olio. Allora, insieme a questo ragù ci vado a mettere, adesso scelgo o la pasta o il riso, ma io vorrei mangiare il riso basmati e adesso me lo vado a preparare dentro quella piccola padella. Me lo vado a pesare. Miei soliti 50 grammi.
scordate. E adesso lo vado a sciacquare e poi lo metto a cucinare. Si sente un odore, qui invece lo metto prima il sale. Copro. Voi potete farvi anche la pasta. Allora, il seitan, vi faccio vedere il seitan come è venuto. Come se fosse carne macinata, guardate. Avete visto? Ed è buono. Perché il seitan? Perché il seitan ha pochissime calorie. Solo per quello. E poi mi piace. Se a voi non piace, non so. Non saprei dirvi. Guardate il tempo. Adesso è uscito il sole. Che strano, è tempo così. Allora, si è asciugato e io gli vado a mettere il seitan. Vado a prendere un po' di acqua e l'ho messo qui dentro stesso e ce lo vado ad aggiungere per lavare un po' il contenitore anche. Ecco fatto. E adesso ci posso aggiungere il sale. Faccio stare poco poco poco. E qui c'è il riso. Ovviamente c'è l'insalata. Scusate, stavate cadendo. Stavate cadendo. Il riso è pronto e adesso faccio ragazzi, c'è l'insalata. Ho tolto la foglia di alloro, guardate, e questo lo metto sopra. Un filo d'olio, facciamo cuocere la crema intorno agli 80-82 gradi, quindi facciamo cuocere ma non bollire assolutamente, altrimenti si può scorrompere, si può strappare. Eliminiamo la buccia di questo uovo e la nostra crema. Se voi volete anche un po' di pepe, io ce lo metto. Voilà.
il pranzo è servito. Guardate che piatto spettacolare. Però io devo iniziare sempre dalla verdurina cruda. Finito l'insalata e adesso mangio il mio riso al ragù. Ovviamente non è che va solo il riso, se vi piace ovviamente, potete mettere la pasta, si possono fare anche delle lasagne leggere. Ovviamente qui non metto formaggio. Se voi lo volete replicare, buon appetito! Buonissimo. Per stasera non ho idea, ve lo faccio sapere dopo. Ciao! E siamo arrivati all'ora di preparare la cena. Allora, per stasera a mio marito farò gli spaghetti con le cozze. E iniziamo di qui. Allora, vi abbasso e vi faccio vedere come li sto facendo. Allora, metterò in questa padella l'aglio. Il pomodoro che ho tolto la pelle, questo è di quelli tondi grossi, insomma. Questo non è proprio grosso, però ne metto due. Messi tutto insieme. Un po' di olio, e le cozze che ho comprato dal pescivendolo aperte già da loro, perché io non le so aprire, o meglio le rompo tutte. Allora, io metto così tutto insieme. E andiamo sul gas. Guardate che bei colori. Accendo. E faccio cucinare. Ovviamente non metto sale. Alla fine metterò un pochino di prezzemolo. Allora, la riconoscete, la teglia del forno. Qui dentro invece ci andrò a mettere il pesce, questo bel pesce, il cefalo. Freschissimo. Allora,
dentro metterò alla loro pancia un po' di aglio. Profuma di mare. Allora, nella pancia metterò un po' di sale. Allora, ho tagliato due pomodori come quelli che avete visto prima. Ci vado a mettere il peperoncino. Li vado a condire i pomodori. Metto un pochino di origano, un pochino di finocchietto, semi di finocchio. Un pochino di rosmarino. Un po' di olio. Ovviamente il sale. E adesso ce lo vado a mettere insieme al pesce. Un po' ce lo metto dentro così dà più sapore. E il resto tutto fuori. Metto un goccino di acqua, ovviamente, se no si bruciano. Allora, ho preso un po' di erba fresca, cioè sarebbe un po' di prezzemolo, qualche fogliettina proprio di basilico e sedano e l'andrò a sminuzzare qui dentro. Un po' dentro. E il pesce è pronto per andare in forno.
Allora, vi volevo far vedere sotto la luce, che la devo prendere la luce per fare i video di sera, i colori di questo meraviglioso pesce. Guardate, spettacolare. E adesso il mio forno è pronto e lo vado ad infornare. Ciao! La temperatura è impostata, come potete vedere, su 200. E ci vediamo fra una ventina di minuti. Ah, vi volevo far vedere che il sughetto con le cozze è già pronto. Ecco il pesce appena uscito dal forno. Gli ho fatto fare quella leggera crosticina, così la pelle se ne viene tutt'uno. E questa è la mia cena, ovviamente, non tutte e due. Vediamo quello che mangio. Può darsi pure metà, soltanto di pesce. Con due pomodori che aggiungerò nel mio piatto. E poi l'insalata, composta da romanella, una carota grattugiata, olio di oliva e olio di semi di lino. Oggi l'ho messo, è buono. Come pasta con le cozze non ho messo più gli spaghetti perché mio marito ha voluto i cavatelli. Ed ecco i cavatelli con le cozze. E questo è il cefalo al forno a modo mio. Beh, buona cena a tutti e anche oggi la mia giornata produttiva è fatta. Iscrivetevi al canale, al secondo canale e ci vediamo domani.